in vino, ciao, siamo qui con Christian. Ciao. Ciao, e questa sera assaggiamo il Brecciarolo, 2009 dell'azienda Velenosi, siamo nelle Marche, un rosso piceno, quindi metà sangiovese e metà montepulciano, 13 gradi e mezzo. Andiamo a fare la degustazione, Christian. Andiamo a fare la degustazione, partiamo con l'esame visivo. Beh, io direi un rosso rubino quasi impenetrabile. Beh, non ti facciamo fare, sì, insomma, cavolo. Come colore. Abbastanza limpido, comunque, e direi anche abbastanza consistente. Ma come gira nel bicchiere, sì, sì. Sentiamo com'è il naso. Sentiamolo. Bello, intenso. Wow. Intenso, persistente, si sente, sì, proprio la marena, qualche nota balsamica e di spezie anche, sì, eh? Sì, un paio, sì, leggero, sì, passaggio in legno, questo vino siamo sui 8-10 mesi, quindi sì, anche il pepe, i chiodi di garofano si vengono un po' fuori. Chiodi di garofano addirittura, esatto. Sì, sì. È una barrique utilizzata molto molto bene. Benissimo, bel vino, bel vino. Degustiamolo. Certo. Beh, direi secco, abbastanza caldo, un vino comunque morbido, direi che è anche abbastanza fresco di corpo, equilibrato. Sì. Potete sentire in questo vino, ritorna al naso i frutti rossi, le spezie, si sente anche la botte, il legno, certo. Comunque è ben fatto, diciamo, quindi buono, buon equilibrio questo vino. Beh, io servirei 10, forse anche qualcosina in più, 12-14 gradi. 12-14 gradi, 14 gradi, perché comunque è un vino che è versatile, sì, polivalente, lo possiamo utilizzare da aperitivo, con dei primi piatti, anche con della cacciagione non troppo complessa, quindi non, sì, so, della selvaggina, del piccione, della lepre. È un vino che si presta, diciamo, a tutto tondo, come si dice, diciamo che, sì, dall'A alla Z, un vino, esatto, o dal pranzo alla cena, come vogliamo metterlo. È un vino che è anche sempre premiato come Oscar del bere bene, quindi sempre vini che costano il giusto e che sono di qualità. Molto bene, amici di Made in Vino, ciao ciao, cin.